Sono le 19:52 di venerdì 18 dicembre del 2015, ci troviamo nella sala dell'aula consiliare della città metropolitana e qui ci sono i ragazzi che come vedete occupano questa sala. Queste sono le brande dove loro la notte dormono. Lì davanti a noi c'è la tenda dentro cui dormono. Vi faccio vedere cosa vuol dire organizzare un'occupazione di un'istituzione pubblica. Allora, vedete qui innanzitutto il vettovagliamento, quindi acqua, panettoni, naturalmente cibo di ogni genere e tipo, soprattutto tradizionalmente dolciario, come la migliore delle consuetudini italiane, soprattutto a Natale. Qui ancora un'altra mega tenda, anche qui dormono i ragazzi, quindi le tende all'interno dell'aula sono due. Naturalmente l'aula in questo momento è coperta per intero dalle borse dove ci sono gli effetti personali dei ragazzi che prima di andare a letto e quando si svegliano la mattina naturalmente si curano della loro igiene personale. Allora, andiamoli a trovare alle 8 di sera. Di che cosa si parla alle 8 di sera durante una occupazione? Di che cosa state chiacchierando? Stiamo producendo, ci dedichiamo alla creatività. Alla creatività. Senti, io intanto a proposito di creatività vedo che c'è una lettera datata da 18 dicembre, quindi di oggi, che dice che cosa? Oggetto dipendente a tempo determinato? Ok, raccontaci tu, è stata fatta, firmata è da... È stata firmata da Arianna Censi e il vice sindaco Comincini. Uh-huh. E appunto parla della nostra situazione, appunto chi siamo, quindi precari della città metropolitana di Milano, assunti come, che scadiamo il 31 dicembre e diciamo loro si fanno carico nuovamente di questa problematica denunciando anche il fatto che stiamo occupando, quindi questa lettera è rivolta al governo, a Renzi, esatto, sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio parlamentari, insomma denunciano di nuovo la situazione affinché se ne facciano carico. E magari come lo scorso anno, magari per il 24 sera vi facciano anche fare prima, un buon Natale. Magari anche prima. Anche prima. Speriamo anche prima, sinceramente. Sì. Anche perché oggi è solo il 18. Esatto. Diciamo. Allora, però, durante un'occupazione, io voglio farvi vedere il dietro le quinte. Cosa succede durante un'occupazione? Innanzitutto ci sono computer che sono in funzione, perché poi si rimane sempre online, no? Perché si cerca di avere qualche informazione in più, ma si cerca anche di passare un po' il tempo. Allora, intanto io, per esempio, voglio intervistare, perché tu l'anno scorso non c'eri, come ti chiami? Mi chiamo Giorgia, ma non sono precaria. Ah, non sei precaria? Ah, quindi tu sei venuta a portare la tua solidarietà? Ma per bacco. No, io sono un funzionario di ruolo. E quindi... Allora, mi dici che cosa provi di fronte a questi ragazzi, a queste ragazze che... Sono arrabbiatissima, ma come me tantissimi, tantissimi colleghi, penso tutti quelli pensanti, sostanzialmente, no? E, no, è una situazione veramente, ma dire paradossale è poco, però è agghiacciante, perché... Questi colleghi si occupano di funzioni essenziali che rimangono nella città di metropolitana, perché l'anno scorso eravamo provincia, quest'anno siamo città metropolitana, no? Nome nuovo, stesse persone, o quelli che sono rimasti. E quindi questa situazione ha dell'incredibile, perché la cosa più incredibile è che i cittadini non lo sanno, le persone non sanno che cosa facciamo, non sanno di che cosa ci occupiamo e quindi siamo qua, insomma. Quindi come me sono tantissime persone, tantissimi colleghi che sono solidari con loro, ma che siamo solidari con noi sostanzialmente. Poi la cosa paradossale è che naturalmente è una cosa, situazione seria, però bisogna pur vivere, quindi si cerca anche di parlare di cose leggere. Allora, per esempio... una cosa, quando innanzitutto domando per quanti uomini ci sono qua? Uno e due, giusto? Quindi due uomini sì. Con 2, 3, 4, 5, 6, 7 donne. Come gli uomini non sanno cosa si perdono, innanzitutto lo sappiamo, anche se comunque abbiamo preferito dormire vicini e Stefano per motivi di sicurezza. Per motivi di sicurezza, sì, però no, loro siamo in buona compagnia, anzi, in ottima compagnia.